Bene, la vita l'abbiamo allungata, possiamo andare avanti. Questo era il primo potenziamento, per cui qua è questo settore è completo. Abbiamo ucciso la troietta, mi ha preso il potenziamento. Ok. Oeh, regia, un po' di musica! Niente, regia! Un po' di musica, please! Niente, niente. Oh, mai nessuno che mi ascolti, eh. E questa la chiamate musica, mamma mia, oh! Che voglia di vivere, saltatemi addosso! Va 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 va! Oh! Che musica di merda! Bene. No, non salvo, tanto c'ho anche la vita. Ora vediamo se ce la faccio. Qua si sbaglia sempre, cazzo, a causa dell'angolazione. Lo sapevo. Mamma mia. Qua si cade sempre, ragazzi. Vorrei. Provate, scrivetemi qua sotto quante volte voi siete caduti prima di capire che dovete stare attenti all'angolazione. Porca miseria, scrivetelo, mi raccomando. I vostri commenti li voglio, eh. Ma anche che vi scriviate che mi mettete mi piace ai miei video, eh. Poi se mi mettete non mi piace, vi mando a casa il principe, anzi vi mando a casa Kratos. No, scherzo. Allora. Totum, totum, totum. E vada via il Q. Saliamo fino in cima, allora. Facciamo come vuoi te, Gabriel Garco. Facciamo così, va. Ecco, chiudete sempre le finestre quando andate a letto, ragazzi. Altrimenti entrano i ladder. Questa non serve a niente. Oppla. Questa però serve. No! Quante sadomase, ma cos'è questo? L'harem dell'imperatrice? Oh, può essere, magari l'imperatrice è lesbica. Cacchio, Gabriel Garco. Non ci lurerai se è l'imperatrice lesbica, porca Eva. Aia, ecco. Cacchio, ma ce l'ho proprio con Gabriel Garco. Continuo a nominarlo, eh. Ah, vabbè, però, vabbè. Invece di chiamare sempre sto qua principe, gli do un nome, dai, Omos. Il vero mistero. Ma qual è il vero nome del principe, cacchio? E gli do il nome del suo doppiatore, va, Gabriel Garco. Gabriel! Adesso Gabriel Garco viene a casa, mi sistema. Viene a casa mia, mi mette a posto. Vediamo se qua il trucco funziona. Allora, io vado, anche se c'è la lama, vediamo. Ah, no, no, no. Vabbè, lo farò un'altra volta. Se ci ritorno qua. Ma forse non si sa. Il futuro, ragazzi, è sempre pieno di belle sorprese. Il portale non funziona più. C'è qualcosa che non va. Non posso aiutarti perché io sinceramente non me ne intendo di portali temporali. Vediamo, magari spingendo sti interruttori, non lo so, in che cosa? In una giusta sequenza, se non sbaglio. Vediamo. Infatti, dobbiamo premerli nella sequenza giusta. Vediamo un po'. Vada via il culo. Meno male, dovevo ripartire da zero, mi incazzavo. Tiravo giù un bestemmio dalla Madonna, tiravo giù. Hai tenuto l'occhio della tempesta.
Praticamente è il potere che premendo L1 rallenta il tempo. Qui nel 2 è diverso, non è come nell'1 che rallentava anche il principe. Bene, sembra che sia di nuovo nel presente. Almeno ora so come funzionano questi portali. Vabbè, non è difficile, oh, ci arriva anche chiunque ci arriva. Aia, e che cazzo! Le odio ste cose. Come stavo dicendo, ragazzi, nell'uno quando rallentavate il tempo, anche il principe rallentava. E questo a me, sapete, a me non piaceva. Qui invece no, rallentano solo i nemici. Oh, meno male, che se ne sono accorti quelli della Ubisoft. Quindi ovviamente non ci arriveremo mai normalmente, per cui premiamo L1. E là... Non mi potete. Non mi potete battere. Oh? Che c'è, principe? Mando stai, oh. Se te più te faccio, mamma non mamma che sopracciglia. Ndo stai? A coscia dopo. Se t'acchiappo te faccio un buco in testa e mette su. Mamma mia, ma quello ce l'ha con te per caso? Che brutto. Mo. Facciamo silenzio. Shh. Mica, ma che canzone deprimente, ma una bella di una bella, porca Eva. Chi è il DJ che sta lavorando, che sta usando la console? Fischi, adesso vado io, gli sparo un colpo. Oh, meglio così, bravo. Bravo DJ che lavori alla console. Ciao ragazzi, non ho tempo di giocare adesso. Del nostro successo. Tan tam 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 tam. Nemo. Bla bla bla. Poi. Oh, c'è un po' paura a saltare lì. Non è che adesso salta fuori il nostro amico in nero, cacchio. Perché da come parlava mi sembrava che ce l'avesse proprio con te. Chissà chi è, anzi cosa è. Di certo non è una persona. Questo non ci piove. Il Daka mi ha trovato anche. Vuoi dire che quello è il Daka? Mazza che brutto. Che c'è? Oh, parli del diavolo, spunta alle corna. E che corna, nel suo caso, eh. Mizzega, cos'è sta puzza? Ah, ecco, mi sa che è lui. Bene. Prova a prendermi adesso. Oh, cazzo. Ah, che è in caduta libera. Mi sa che ha picchiato il muso contro il muro. Poveraccio. Mizzega, ragazzi. Ecco, quello lì è il Daka. Adesso dovremo scappare da quel Daka. L'unico essere che dalla notte dei tempi, no, dall'inizio dei tempi, non si fa un bagno. Capito, ragazzi? Perché quando si avvicina l'aria cambia. L'aria cambia colore? Per questo, perché puzza. E più è brutto e puzza. Mizzega. Ecco perché l'aria cambiava colore. Infatti me lo chiedevo, ma perché cambia sempre colore? Infatti perché è il suo tanfo. Mm.
Non penso che funzioni. Gli amici? Non ci sono? Ah. Vabbè, li ho già uccisi qua nel presente. Ma che cavolo. Ah, ci sono lì per terra i corvi. Vedete che non vengono a rompere le balle a me. Ah, forza. Oh oh. Corriamo. Minchia, fa pure tremare il terreno. Questo è il peggio del T-Rex. Ma porca Eva, non c'è proprio niente da fare. Ma lasciami in pace. Questo mi tornerà molto utile. Oh, non vuole proprio farlo il bagno, eh? Rinuncia pure a catturare te. Dai, capì? Ho seminato il Dahaka, per ora. Meglio non abbassare la guardia. Tornerà, come sempre.